Buongiorno, buon sabato, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo la nostra rassegna stampa con i principali quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere il centro, le prime quattro pagine provinciali, partendo da quella di Pescara. Titolo di apertura: Gagliardi è colpevole di omicidio. Montesilvano, delitto pavone. Il procuratore generale chiede la conferma dei 30 anni. Siamo al processo d'appello. E poi a centropagina il professore Lococo di chirurgia toracica in questa fotonotizia, il primario cantante che aiuta gli anziani dell'ospedale. Poi di spalla nelle cronache le offerte per l'estate, idrovolante e nave per andare a Spalato. È stata già lanciata la promozione per pubblicizzare l'idrovolante che dalla prossima estate dovrebbe collegare Pescara con Spalato. L'idrovolante si affiancherebbe al catamarano che vedete nella fotografia della SNAV, che al momento ha confermato la disponibilità di un mezzo veloce adibito al trasporto passeggeri come nel 2015, ma non ancora inserito online la tratta. E poi nelle cronache di Pescara, giovane ricoverato schiacciato dall'auto contro un cancello. E poi ancora a Francavilla, colpo sulla nazionale, armati di pistola rapinano un self-service. Sotto la fotonotizia, giù dal balcone, è grave, a manopello, madre di due figli stava stendendo i panni quando è precipitata dal balcone. Nello spazio dedicato alle idee, la politica energetica inesistente, la riflessione di Vittorio Emiliani e poi ma peserà l'onda del Notriv, l'editoriale di Bruno Manfellotto. Andiamo a vedere anche il Buongiorno Abruzzo, questa mattina firmato da Edoardo Amato. Consigliera insultata, vai a fare i piatti. La storia arriva da Roseto. Andiamo a leggere: pensavamo che a dire a una donna ma vai a casa a fare i piatti, tanto per zittirla, fosse uno di quegli insulti così obsoleti che ormai neanche un borghese o un buonanno dicono più, magari di peggio, ma senza ricorrere a questa fraseologia d'anni 50. Invece qualcuno ha pensato di rispolverarla nell'anno di grazia 2016, giorno 21 del mese di aprile, durante il Consiglio Comunale di Roseto. In un luogo istituzionale, quindi, il che rende l'episodio ancora più grottesco, si sta parlando di un project financing e di il Tarzan di turno, il capogruppo di Forza Italia Antonio Rorante, deve aver pensato che era un argomento troppo difficile per una donna, per cui quando la sua collega capogruppo del PD, Teresa Ginoble, ha preso la parola, le ha detto simpaticamente: ma perché stai qui? Ma perché non te ne vai a casa a fare i piatti? Ne è seguita una bagarre abbastanza scontata viste le premesse. Poi, quando è iniziato a circolare il filmato di Norante, che illustra il suo alto pensiero sul quale, sia il posto adatto alle donne, si è infiammato anche il web, una grande agitazione, insomma. Gli unici a rimanere tranquilli sono stati, almeno fino a ieri sera, il sindaco e il centrodestra rosetani. Nessuna reazione, nessuna condanna, neanche una presa di distanza. Vuoi vedere che ieri erano tutti impegnati con le faccende domestiche? Scherza Antonio, scusate, Edoardo Amato, certo. Una brutta pagina per la politica abruzzese. Andiamo sotto la testata del centro. Oddo suona la carica: se battiamo il Brescia siamo nei playoff, siamo ovviamente allo sport di Serie B. In 10.000 oggi saranno all'Adriatico per la partita del Pescara. E poi c'è anche l'inserto dedicato agli 80 anni del club. Restiamo sempre al quotidiano Il Centro, ma cambiamo edizione. Questa è l'edizione di Chieti. Sevel cresce, nuovi turni in vista, l'apertura dedicata al lavoro. A Tessa l'azienda vaglia soluzioni per far fronte al picco di produzione. E poi a centropagina la fotonotizia che riguarda la rassegna di Lanciano, che compie 55 anni. Parliamo della Fiera dell'Agricoltura, sono attesi 40.000 visitatori. Nelle cronache, la crisi in Valsinello: chiude il pantalonificio a casa 96 dipendenti. Il pantalonificio d'Abruzzo del gruppo Canali chiude dopo 7 anni di incertezze. Le ultime pesanti flessioni nelle vendite del prodotto hanno convinto la proprietà a chiudere definitivamente
definitivamente la fabbrica di pantaloni della Valsinello. La notizia è arrivata al termine di un faccia a faccia durato 5 ore, futuro nero per i 96 dipendenti. A Francavilla svuotano un self-service armati di pistola e poi a Guardia Grele il comune premia i balconi in fiore. Mentre sotto la fotonotizia c'è un richiamo dalle cronache di Chieti, Casina dei Tigli si riapre oggi l'atteso taglio del nastro alla villa comunale. Andiamo a vedere sotto la testata il calcio di Serie B, sponda Virtus Lanciano che va a Cagliari a caccia dell'impresa, la novità scrive il giornale è Rocca. E poi per la gara che vale la Serie D, la Vastese con la carica di 700 tifosi. Andiamo adesso sulla prima pagina del centro di Teramo. Un albergo nello stadio Bonolis, questa è l'apertura. Cantagalli vuole realizzare 30-35 camere e darle in gestione. Poi, nelle cronache, il sì dell'Assemblea dei Soci, Confindustria fusione con Chieti e Pescara, Confindustria Teramo, entro il 2017 si fonderà con le consorelle di Pescara e Chieti, una decisione che l'Assemblea dei Soci Teramani dello scorso 18 aprile ha confermato all'unanimità, archiviata dunque l'idea di fondersi con l'Aquila, un progetto rimasto al palo da tempo. E poi in Alba, a Colonnella, i vigili manganelli e spray urticante. Nelle cronache di Giulianova, la festa dello splendore, folla la processione, finiscono le ostie. E poi a centropagina, la fotonotizia, via il torneo di calcio giovanile, migliaia di ragazzi invadono festosamente Roseto e nelle cronache di Teramo, tagli agli scuolabus saranno nel bilancio lacrime e sangue del comune. Sotto la testata, nel taglio alto, il calcio di Lega Pro, il Teramo va a Pistoia, cerca punti per entrare nella Team Cup della 2017-2018. E poi il basket di Serie A2, questa sera Roseto vuole blindare il quarto posto, appuntamento in casa con il Trieste, ore 21. Alla Mac Energy che cerca la vittoria per blindare il quarto posto in chiave playoff. Andiamo all'ultima delle quattro pagine provinciali del centro. Non fu occupazione, tutti assolti nell'apertura della pagina aquilana, scagionati in 11 per il centro sociale nell'area ASL a Collemaggio. E poi nelle cronache, Tagliacozzo, il grande accusatore, ho difeso i cittadini, rifarei quello che ho fatto sempre con lo scopo di difendere i cittadini e chi mi ha votato per farsi rappresentare, Alfonso Gargano, ex consigliere dell'amministrazione dell'ex sindaco Maurizio Di Marco Testa, ha le idee chiare su quello che è seguito alla sua vicenda e che ha portato all'inchiesta. E poi l'Aquila, allarme sicurezza, posto fisso in ospedale, un solo poliziotto a Sulmona, commercio digitale, successo tra i giovani. E poi sotto la fotonotizia, schianto dopo il malore, scurcola, scontro tra auto, grave un automobilista. Ad Avezzano, e siamo alla fotografia, tra i derubati l'assessore Stati, apre la fiera, pienone e furti per il taglio del nastro. Andiamo sotto la testata, il calcio di Lega Pro, l'Aquila a Rimini si gioca la salvezza e spera nel Teramo. E poi la ricorrenza, l'Aquila Rugby e lo scudetto di 22 anni fa. Il 23 aprile del 1994 si giocava la finale di Serie A a Padova tra l'Aquila e Milan per i neroverdi e uno scudetto impossibile. Andiamo adesso sul Messaggero, andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Lauree facili, carriere a rischio, questa l'apertura, la D'Annunzio conferma l'annullamento dei 250 titoli rilasciati da Scienze Sociali, molti dei dottori Spidi Gonzales occupano posti di rilievo negli uffici pubblici. E poi Roseto, frasi sessiste in consiglio, cara Teresa Ginoble vai a fare i piatti. Abbiamo già letto nel Buongiorno Abruzzo in precedenza. Andiamo a centropagina, rogo in pizzeria, si indaga sulla sicurezza, Pescara, carabinieri al lavoro sull'incendio al Granchio nel noto stabilimento Le Paillotte, locale riaperto dopo i lavori lampo.
A centropagina la fotonotizia, l'Aquila, le ferite del terremoto, tutti assolti i ragazzi di Casematte. Non fu un'occupazione abusiva di un bene pubblico, ma un'operazione di valenza morale e sociale concordata con la ASL. Tutti assolti all'Aquila i ragazzi di Casematte. Di spalla Confindustria dal conto Rivisondoli al divorzio. Lettera di fuoco di Ballone all'Aquila e Teramo va, all'Aquila, scusate, e Teramo va con Chieti e Pescara. Nel taglio basso, il 25 aprile, nuova luce sulle stragi. Un 25 aprile nel segno della tutela del paesaggio e della risorsa ambientale per una primavera dei diritti. L'ANPI ha annunciato ieri a Pescara il programma delle manifestazioni. Andiamo adesso nel taglio alto sotto la testata, il giorno e la notte, petali e poesia, sfida tra i maestri degli addobbi Flor Viva al via all'ex Cofa e poi di Pescara e poi Serie B. Arriva il Brescia per il Pescara e la partita dell'anno, il calcio a 5, sfuma il sogno europeo per il Pescara, la corsa si ferma in semifinale nella UEFA Futsal Cup, abruzzesi sconfitti 4-2 dai padroni di casa dell'Inter Movistar Madrid, domani finale per il terzo posto con il Benfica. Restiamo sempre ai quotidiani regionali, adesso andiamo a vedere la prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo, titolo di apertura e non poteva essere diversamente dedicato a quanto accaduto all'interno del Consiglio Comunale di Roseto, insulti sessisti in consiglio, il consigliere Norante alla Ginoble, vai a fare i piatti e scoppia il putiferio. E poi a centropagina la fotonotizia, Bike to Cost, il movimento ciclabile critica le nuove piste di tutti i colori, è il titolo della notizia. Poi di spalla, oggi funerali, leggerezza fatale alla base dell'incidente di Bellante a Giulianova, un banchetto per salvare il Parco Franchi. E nel taglio alto, aggregazione con Pescara e Chieti, Confindustria Teramo divorzia dall'Aquila e poi c'è l'editoriale di Alessandro Misson che si rifà ovviamente al titolo di apertura sul Consiglio Comunale di Roseto. Il titolo dell'editoriale è Viva Norante, in cui in qualche maniera il direttore della città, Alessandro Misson, invita il consigliere Norante a scusarsi per quanto accaduto con Teresa Ginoble. Nel taglio basso, Lega Pro, Teramo in trasferta a Pistoia con la mente sgombra dagli obiettivi. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale andando a vedere le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, politica e giudici, nuovo fronte, lo scontro, l'allarme sulla corruzione lanciato dal leader dell'Associazione Nazionale Magistrati nell'intervista al Corriere, il CSM su Davigo, le accuse alimentano conflitti, Movimento 5 Stelle e Lega sono con l'ex PM che faceva parte del pool di Mani Pulite. Poi parla Cantone, Mani Pulite ha fallito perché le manette non bastano. E poi andiamo a centropagina, la fotonotizia, il disastro nucleare nell'ex Unione Sovietica, Chernobyl 30 anni dopo, turisti nella città sospesa. E poi la Brexit, il sindaco di Londra, Obama, ipocrita e mezzo keniano, così il sindaco di Londra sul presidente degli Stati Uniti. Andiamo avanti, la Repubblica, clima, accordo ONU sul futuro della Terra, così la salveremo, storico, sì, di 175 paesi rinnovabili e limiti alle emissioni, appello di Di Caprio, il mondo vi guarda, dovete agire, questo accordo segue quello che ci fu a Parigi per quanto riguarda le emissioni e l'inquinamento nel nostro pianeta. E poi la fotonotizia, la Brexit, incontro con la regina per Obama, alla UE serve Londra, Johnson lo attacca, Keniota gli dice. E poi tornando in Italia invece, Davigo accusa scontro sulla giustizia, Brutti non sta a noi dare voti ai politici. Ovviamente le parole di Piercamillo Davigo hanno suscitato numerose polemiche, per parole che si riferivano
arrivano alla corruzione nella politica. Nel taglio basso, Napoli spara, la strage senza fine, agguato nel rione Sanità. Andiamo al Messaggero adesso. Il CSM blocca da Vigo, no alle guerre. Il vicepresidente Giovanni Legnini contro l'ex PM di Mani Pulite. Il paese non ha bisogno di scontri dopo l'attacco ai politici ladri. Il presidente dell'ANM contro Renzi dice vuole zittire i giudici. Obama a Londra contro la Brexit, che sarebbe l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, Gran Bretagna che è paese fondatore della UE. Il sindaco dice ad Obama è mezzo keniota. Andiamo avanti. Il Tempo, la ruota della sfortuna su questa fotonotizia di un tram della metropolitana, ennesimo pasticcio per la metro più costosa e disgraziata d'Europa, sulla linea C non combaciano binari e ruote, i costi raddoppiano, ovviamente si parla della metro di Roma. Sempre restando a Roma sotto la testata, per i sondaggisti e sfida Meloni Raggi, Berlusconi punta ancora su Bertolaso, ma in realtà sta pensando a un ticket con Marchini per quanto riguarda le elezioni di Roma. Il Fatto Quotidiano, esclusivo, FBI e CIA, due compari di Carrai sono spia al servizio del Mossad, la rete israeliana dell'uomo che Renzi ha designato alla cyber security. E poi il re è nudo, il leader ANM ricorda che i politici rubano ancora le linee del CSM ai renziani contro Davigo, intanto a Milano si indaga anche su Sala. Andiamo nel taglio alto, anche i saggi di Napolitano votano no alla legge Boschi, l'appello di 56 costituzionalisti, tra cui 11 ex presidenti della Consulta. Andiamo sul Giornale adesso, la grande paura, intercettazioni su Renzi, tensioni con le toghe, nuove indiscrezioni, il Premier teme che escano conversazioni imbarazzanti, politici ladri, perfino il CSM contro Davigo. E poi l'affondo del sindaco di Londra, un ipocrita eppure mezzo keniano, Boris fa a pezzi l'Obama anti-Brexit. Andiamo su Libero. Davigo suona i tamburi di guerra, dai giudici avviso a Renzi, il nuovo presidente dell'Associazione Magistrati spara a zero contro i politici, al presidente del Consiglio fischiano le orecchie, pare che la magistratura sia di nuovo scesa in campo, ne vedremo presto delle belle, così è Libero. A centropagina intervista a Salvini che scarica il cavaliere, Berlusconi ha perso la bussola, sono stufo. L'Unità ora, la coalizione clima, il titolo di apertura con il mappamondo in primo piano, da Parigi a New York dove 171 paesi hanno firmato gli accordi per abbassare la febbre del pianeta, Ban Ki-moon, il segretario dell'ONU, agire presto, c'è poco tempo, Renzi dice finalmente visione e non divisioni. Il Secolo XIX ora, intervista esclusiva, l'ISIS vuole la Tunisia, li batteremo, parla il presidente Essebsi, pronti ad attaccarci via terra dalla Libia. E poi il compleanno, i 70 anni della Vespa, lo scooter nato a Genova compie 70 anni e la lunga marcia della Vespa ideata dal nostro Corradino d'Ascanio. Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, Eni uno stop a caro prezzo per quanto riguarda la Basilicata, gli effetti dell'inchiesta sul centro oli di Viggiano, Italia a metà la produzione di idrocarburi, via 1 miliardo di euro, intanto a Melfi si produrrà Kubang, SUV d'alta gamma della Maserati. E poi il ciclone Davigo tra toghe e politici, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati attacca e poi corregge il tiro, intanto riforme, 50 giuristi sono contro la legge Boschi. Il Mattino di Napoli, terrore e morte a Napoli, raid contro gli attivisti del clan Vastarola e poi i parenti delle vittime devastano l'ospedale Pellegrini, agguato al rione Sanità, comando spara davanti a un circolo, 2 morti e 3 feriti.
A centropagina clima, l'accordo c'è, ma non ci credo per quanto riguarda l'intesa firmata all'ONU sugli accordi di Parigi. Andiamo all'Avvenire, l'ultimo dei quotidiani nazionali per questa mattina. Clima d'impegno, nel giorno della Terra 171 paesi siglano all'ONU l'accordo per fermare il riscaldamento globale. Chernobyl, 30 anni da incubo nucleare, si ricorda ovviamente quella che fu la strage, possiamo dire, il problema grandissimo di Chernobyl. E ancora, la UE pressa la Grecia, serve nuova austerità, torna in primo piano anche il problema della Grexit, oltre a quello della Brexit, perché ci sono di nuovo problemi di liquidità per quanto riguarda la Grecia. Ci fermiamo qui per la rassegna dei quotidiani nazionali. Adesso apriamo una breve pagina dedicata allo sport nazionale. Invece, prima di passare al meteo, andiamo a vedere insieme l'apertura della Gazzetta dello Sport che riguarda l'Inter, Toir e il futuro dell'Inter. Ombre cinesi, l'indonesiano tentato dall'acquisto di un club inglese potrebbe lasciare i nerazzurri. Continua la trattativa con il gruppo Suning, può cedere tutto subito oppure il 20% ora e il resto entro 2-3 anni, il mistero Moratti. Sotto la testata invece si parla di Milan. Bacca chiede scusa e Sinisa si vendica. Dopo la polemica per la sostituzione con il Carpi, l'attaccante del Milan sui social e poi davanti ai compagni chiede scusa, il colombiano fa marcia indietro. Mihajlovic striscia la notizia. Quella tensione con me non c'era. E poi l'intervista esclusiva a Dida sulla porta. Donnarumma è incredibile. L'ex portiere dice: Brocchi è un top e vi spiego perché Balo può ripartire. E ancora di spalla Bernardeschi sfida Buffon, derby di marmo. Il talento viola il portierone della Juventus. Dentro alla gara di domani, la storia di due vicini di casa a Carrara. Il Corriere dello Sport adesso a tu per tu con Buffon, firmato da Walter Veltroni. Così vince la mia Juve, dice il capitano bianconero. Dopo il Sassuolo ci siamo detti o ripartiamo o ci affossiamo, vorrei giocare un altro mondiale, sarebbe il sesto, quindi un record. Bobovieri al top per Ronaldo, quelli che mi hanno tolto il sonno. E poi sono rimasto anche in Serie B perché credo nella gratitudine, il calcio non è solo un business ma è passione e sentimento. Infine Totti è unico, ma con Spalletti non ci sono, no, non si sono capiti questa volta. Questi insomma gli estratti delle frasi principali dette da Buffon in questa intervista. Di spalla, Pellegrini alla carica, Federica un onore portare la bandiera, trionfa nei 200 stile con un buon tempo, aspetta l'investitura ufficiale per i giochi di Rio de Janeiro. Nel taglio basso le polemiche a Roma, Totti, tifosi in campo per il capitano. E poi il giornale della Serie B, Bari all'assalto, Crotone cerca i punti per la Serie A per quanto riguarda appunto il campionato cadetto. Andiamo su Tutto Sport. Ciao Tevez, Dybala con i gol e il carisma che hanno sedotto i tifosi della Juve. In pochi mesi ha cancellato la nostalgia per Carlitos. E poi André Gomes e in pole sulla lista di Marotta dopo l'infortunio di Marchisio. Nel taglio alto, imbarazzo Champions, ansia UEFA per la finale di San Siro, nonostante le scuse Bacca, prove di divorzio dal Milan e poi il business Inter, ecco i cinesi, ma Moratti frena Toir. Nel taglio basso, vive il grande Torino, domani col Sassuolo sarà pienone nel nuovo stadio, aspettando il Philadelphia per il motomondiale, Dovizioso il buono, ora vedo rosso, e poi il golf, dramma di Tiger Woods, non sa dire basta. Questo per quanto riguarda anche lo sport nazionale. Adesso, come annunciato, diamo spazio al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te, Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Le previsioni per il weekend, a te. Come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, Alfredo, il tempo è in peggioramento, è già peggiorato sulla nostra regione, dove in questo momento sono in atto delle precipitazioni, anche temporalesche, soprattutto sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose, mentre la nuvolosità comunque risulta estesa un po' su tutto il territorio regionale. Nelle prossime ore
ci sarà spazio localmente anche a schiarite lungo la fascia costiera e sul versante orientale, ma saranno a carattere temporaneo perché durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità e quindi la probabilità di addensamenti consistenti associati a dei rovesci, localmente anche a carattere temporaneo, che si manifesteranno soprattutto nel pomeriggio sulla fascia orientale della nostra regione. Un tempo più chiuso invece sul settore occidentale, mentre dal tardo pomeriggio in serata la nuvolosità e i fenomeni tenderanno temporaneamente ad attenuarsi per poi riproporsi però, Alfredo, nella giornata di domenica, soprattutto nella seconda parte della giornata di domenica, perché è in arrivo una nuova perturbazione che farà sentire i propri effetti sulla nostra regione, in particolar modo nel pomeriggio, sera e in nottata, con dei rovesci diffusi in intensificazione localmente anche a carattere temporalesco. Poi nella giornata di lunedì, nelle prime ore della mattinata di lunedì, romperà un impulso di aria fredda proveniente dal nord Europa e questo impulso di aria fredda darà luogo a una sensibile diminuzione delle temperature e ovviamente intensificherà ulteriormente il peggioramento in atto sulla nostra regione. Ci saranno rovesci diffusi su gran parte del territorio regionale, con maggior frequenza sul versante orientale della nostra regione. Ci saranno anche dei temporali localmente di una certa consistenza, ma soprattutto tornerà la neve sui nostri rilievi, che con le temperature previste potrebbe addirittura scendere lievemente al di sotto dei 1000 metri. Io credo che con i dati attuali non si escludono rovesci di neve intorno a 600-800 metri di quota, quindi una situazione questa particolare per il periodo in corso. Si passerà da un clima fino a qualche giorno fa caratterizzato da temperature sensibilmente al di sopra delle medie stagionali. Ricordo che domenica scorsa le temperature massime hanno superato i 30 gradi su diverse località delle zone collinari della nostra regione. Passiamo da un clima decisamente caldo a un tipo di tempo di più freddo ed instabile, con neve che potrebbe scendere, ripeto, anche al di sotto dei 1000 metri localmente in qualche caso, e questo contrasto di temperatura ovviamente potrà favorire fenomeni localmente di forte intensità. Poi da martedì la situazione tenderà temporaneamente a migliorare, ci saranno delle schiarite, ma insomma poi non è che migliorerà di molto la situazione, perché sulla nostra penisola continueranno a giungere probabilmente delle perturbazioni atlantiche. Alfredo. Grazie Giovanni, sempre chiaro nel farci capire cosa accadrà sopra le nostre teste nel cielo. Allora andiamo a vedere i riferimenti per essere sempre aggiornati. Abbiamo visto in precedenza la pagina di Abruzzo Meteo, eccola qui, con la regia di Gianni D'Areo, la vediamo insieme. Andiamo a vedere anche i riferimenti Facebook, questa è la pagina di Abruzzo Meteo e poi c'è la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina, ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E allora, prima di chiudere, faccio gli auguri a tutti quanti si chiamano Giorgio, perché oggi la Chiesa venera San Giorgio Martire, protettore dei soldati, e queste sono le foto che ritraggono San Giorgio Martire, che visse nel secondo secolo sotto l'imperatore Diocleziano. Ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione, torniamo sul quotidiano Il Centro. La pagina Abruzzo si apre con un'intervista a un mese dalla tragedia in Spagna di una studentessa sopravvissuta. Io ce l'ho fatta, ma penso sempre alla mia amica Elisa, racconta Aurora Paraninfi di Lecce nei Marsi, che è sopravvissuta all'incidente del pullman degli studenti dell'Erasmus in Spagna, e ricordo di quei drammatici momenti, di quei giorni e gli incubi di oggi. Legame intenso con lei avevo legato di più, perché in una città dove non conosci nessuno, quei pochi rapporti che hai diventano punti di riferimento, e poi la forza di reazione. Sono cresciuta molto dopo quel maledetto 23 marzo. Per poter ripartire ho anche dato un esame seduta sulla sedia a rotelle. Questa la storia toccante. Poi nel taglio basso il lavoro, bando 30 più della regione, assunzioni per i 35 anni, le domande a partire da martedì 26. Andiamo adesso sul Messaggero.
Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del quotidiano romano. Quante carriere per le lauree facili? La D'Annunzio conferma l'annullamento di 250 titoli a rischio in tutta Italia, le posizioni lavorative dei miracolati, nuova bufera sulla facoltà di scienze sociali. Tremano i membri delle commissioni che hanno riconosciuto i crediti formativi. E poi ci sono le reazioni, un'offesa al merito e agli studenti veri. Questo è il commento di Nicola D'Ambrosio, studente di medicina e presidente di Azione Universitaria, una delle società, scusate, delle associazioni più rappresentative degli studenti. Andiamo a vedere il report del Cresa, ripresina debole, solo i ristoranti vanno. Il Cresa fotografa un altro semestre con il segno meno dalla domanda interna, i segnali positivi. Nel taglio basso, un 25 aprile dedicato all'ambiente, l'ANPI impugna la bandiera Nutriv, intenso programma, spettacoli e testimonianze per una nuova primavera dei diritti, le cerimonie per il giorno della liberazione, poi Santa Cecilia, quei civili trucidati per aver aiutato le forze britanniche, le carte segrete, l'eccidio di Francavilla fu l'applicazione di un ordine riservato di Hitler, nuova luce sulle stragi in Abruzzo. Andiamo, anzi, sì, andiamo sulla città per vedere anche la pagina Abruzzo, del quotidiano della provincia di Teramo. Confindustria Teramo molla l'Aquila, due correnti all'interno dell'Unione. Per il presidente Zippilli, se il capoluogo è fermo, noi andiamo avanti. Progetti di fusione, inizialmente Teramo doveva unirsi con l'Aquila e Pescara. Conchieti per un'unica Confindustria regionale, ma visti i ritardi, la nuova presidenza ha proposto di andare direttamente con Pescara e Chieti. Polemiche sollevate dagli iscritti dopo l'assemblea del 18 aprile in cui è stata decisa l'aggregazione. E poi il turismo, Becci conferma, da luglio torna il collegamento con Pescara e Kvar, l'annuncio del presidente della Camera di Commercio a margine di un workshop sul mercato abruzzese e russo. Possiamo andare a vedere insieme questo servizio. Presidente Becci, poche ore fa la notizia tanto attesa, tornerà quest'estate il collegamento fra Pescara e la Croazia. Sì, diciamo che di ieri sera la notizia, c'è stata una telefonata nella tarda serata, ci è arrivata la comunicazione, diciamo, noi non avevamo dubbi che tornasse Snav, perché c'era, come lei mi ha ricordato prima fuori onda, c'era un contratto da onorare. Questo è l'ultimo anno che c'è questo rapporto ufficiale, contrattuale con Snav, e per cui Snav ieri sera ha riconfermato che cominceranno appunto i collegamenti con l'altra sponda dell'Adriatico. Adesso i dettagli definitivi nei prossimi giorni li verificheremo, però credo ci sia una turnazione, non vorrei dire essere impreciso, ma credo ci sia una turnazione di 5 andate e ritorno tutte le settimane, che andranno direttamente su Kvar con il mezzo che c'è stato l'anno scorso. Noi ci riteniamo moderatamente soddisfatti, avremmo gradito un mezzo più importante, però devo dire che in questo momento il segnale positivo è che Snav torna. Quando dovrebbero esserci i primi viaggi? Guardi, credo che siamo nella media degli anni precedenti, dovrebbero cominciare, adesso le date precise non sono in grado di dargliele, ma credo che cominceremo i primi di luglio e andremo avanti il mese di agosto fino ai primi di settembre. Adesso andiamo alla pagina di Montesilvano sul centro perché troviamo la notizia che riguarda il processo per l'omicidio Pavone. Ieri si è celebrato in Corte d'Assise d'Appello l'udienza. Gagliardi colpevole, va confermata la pena a 30 anni. Il PG Como parla di prove concordanti che configurano il movente passionale sul delitto dell'ingegnere informatico. Andiamo a vedere insieme il servizio su questo argomento.
Il procuratore generale della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila, Romolo Como, ha chiesto la conferma della condanna a 30 anni di reclusione emessa in primo grado a carico di Vincenzo Gagliardi per l'omicidio dell'ingegnere informatico Carlo Pavone, colpito sotto casa a Montesilvano con un colpo di fucile il 30 ottobre 2013 e morto il 16 novembre del 2014 dopo un anno di coma. Il PG stamani ha quindi chiesto il rigetto del ricorso presentato dal legale di Gagliardi, l'avvocato Renzo Colantonio, che ha riproposto sostanzialmente la linea difensiva adottata in primo grado. L'imputato agli arresti domiciliari da diversi mesi, in primo grado era stato condannato per omicidio volontario premeditato dal GUP del Tribunale di Pescara, Maria Carla Sacco, al massimo della pena, cioè l'ergastolo, ridotto però a 30 anni per lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Il procuratore Como, durante la sua requisitoria, ha sostenuto che le prove attestano la responsabilità di Gagliardi, oggi presente in aula. La difesa ha invece sostenuto l'innocenza dell'imputato, facendo leva su alcuni elementi, come ad esempio il coltello rinvenuto sul luogo del delitto, prova, a suo dire, dell'innocenza di Gagliardi. La Corte, presieduta dal giudice Luigi Catelli, ha rinviato al 20 maggio per le repliche la sentenza. Adesso torniamo sulla pagina di Pescara, sempre sul centro, e torniamo a parlare del porto. Abbiamo visto in precedenza, e la ritroviamo anche qui, la notizia della conferma del collegamento con Spalato la prossima estate, ma il porto ha anche i noti problemi di insabbiamento. Lo scalo è insabbiato, la Capitaneria ha pochi i fondi per il dragaggio del porto di Pescara. Gli interventi effettuati finora per risolvere il problema del porto insabbiato sono provvisori a causa della limitatezza dei fondi a disposizione, e questo in sintesi l'avvertimento che arriva dalla Capitaneria di Porto all'indomani dell'allarme lanciato da alcuni pescatori per la riduzione della profondità dei fondali in più punti dello scalo marittimo. Ricorderete tutti i problemi che ci sono stati proprio sullo scalo pescarese per i pescatori che sono rimasti fermi per diversi mesi, tante le proteste e insomma c'è il rischio che si possa tornare di nuovo ad una situazione che blocchi la marineria pescarese. Andiamo avanti. Schiacciato dall'auto contro il cancello, dramma in via Colle di Mezzo, giovane ricoverato in neurochirurgia dopo aver tentato di bloccare la macchina in discesa. Questa è la notizia che arriva da Pescara Colli. Dramma in via Colle di Mezzo, giovane ricoverato in neurochirurgia, come abbiamo detto. Fatti evacuare 50 clienti, siamo a rogo al granchio, spento dagli addetti alla sicurezza, è andato a fuoco il tetto in paglia del Granchio Royal, che è il ristorante che si trova nello stabilimento Le Paiotti in piazza Le Laudi a Pescara. Poi via allo scontro in Consiglio Comunale, bilancio bloccato da 4.000 emendamenti presentati per le quattro delibere che compongono il bilancio di previsione del Comune, ossia piano, bilancio, piano triennale delle opere pubbliche, documento unico di programmazione e piano delle alienazioni. Andiamo avanti. Quelli che ospitano sul portale Airbnb per affittare casa, boom tra i pescaresi, oltre 300 proposte nel sito online di alloggi privati, la vera promozione turistica la facciamo noi, dicono queste persone che hanno messo a disposizione i propri alloggi. Poi il blitz di Forza Nuova in questa fotonotizia all'interno del comune di Pescara, noi senegalesi nell'area di risulta, si torna ancora a protestare per il mercatino etnico dei pressi della stazione. E ancora ACA contro Comune, fogne, basta diffide, l'azienda attacca l'amministrazione sullo scarico abusivo di via Sacco, non è così che si risolvono i problemi. Andiamo ancora avanti. Lococo cura e canta, raccolgo fondi per il mio reparto, il primario di chirurgia toracica organizza serate benefiche, ho comprato TV e condizionatori per gli anziani ricoverati. E poi la curiosità, ho operato Galeone ma è stato difficile fare l'intervento, tutti volevano foto con lui. Ancora, mostra del fiore al via tra giardini botanici e bouquet per le spose, previsti 214 stand, laboratori di arte floreale, seminari, ingresso gratuito al Marina, taglio del nastro alle ore 11 questa mattina. E poi Misticoni, gli studenti dipingono i versi dei poeti sulle panchine.
Andiamo alla pagina di Francavilla e dell'area metropolitana. Svuotano un self-service armati di pistola. Francavilla, due ladri portano via la macchina cambia gettoni di un servizio telettatura per cani dopo le minacce ai titolari. Al centro pagina, ex fonderia dei veleni, ultimatum della ASL San Giovanni Teatino in 30 giorni. Il nuovo piano di manutenzione Marinucci ribatte ai pentastellati. Nel taglio basso, questa sera festa al Mumi dei diciottenni per quanto riguarda Francavilla. Andiamo adesso avanti, sempre sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le altre notizie dalla pagina di Montesilvano. Abbiamo già visto la notizia che riguarda l'omicidio Pavone, poi Assemblea Civica, Salini e Veleni, sì del Consiglio al piano di emergenza per quanto riguarda le conseguenze del sequestro della discarica di Villa Carmine. E poi domani lungomare aperto, le previsioni di maltempo fermano Riviera in festa e ancora esibizioni e pet therapy con il Dog Village, una giornata per celebrare le grandi doti dei cani lavoratori alla vigilia del 1° maggio. Andiamo avanti. Barriere, strada, parco, basta inutili promesse. Ferrante dell'Associazione Carrozzine Determinate ricorda che da 2 mesi si attende la convocazione di un incontro annunciato dal presidente della TUA D'Amico. Cappelle, chiusi da mesi l'entrata principale del cimitero. E poi fucina di talenti al liceo Spaventa, la squadra angolana fa incetta di medaglie ai campionati studenteschi. Andiamo avanti, la pagina di Penne, Popoli e dell'Alta Val Pescara. Giù dal balcone, mamma di 2 figli è grave, manopello forse si era affacciata per stendere il bucato, è stata trasportata in ospedale a Pescara con l'elisoccorso. E poi Penne, ospedale declassato, SOS della CGL, chiesta la convocazione di un incontro urgente al manager Mancini. Nel taglio basso, Rosciano, aperta la nuova isola ecologica, sindaco e alunni inaugurano il centro di raccolta differenziata a Penne, via il regolamento edilizio rinnovato dopo 13 anni. Andiamo sul Messaggero adesso per vedere altre notizie. Andiamo sulla pagina dell'Aquila. Processo Casematte, 11 assoluzioni. Nell'area di Collemaggio non c'è stata nessuna occupazione arbitraria, bensì concordata con l'ex manager dell'ASL Marzetti. Il dottor Sirolli ha sottolineato la valenza morale e sociale del luogo, arricchita anche da borse lavoro volute dalla stessa azienda sanitaria. Il giudice Giuseppe Grieco ha accolto la tesi delle PM Marin perché il fatto non sussiste. Andiamo a vedere il servizio. Udienza forse decisiva al Tribunale dell'Aquila del processo che vede imputate 11 persone per l'occupazione dello spazio sociale Casematte, ricavato nell'immediato post-terremoto in un bar abbandonato da anni nel complesso anch'esso dismesso dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio. A sostegno dei giovani attivisti alla sbarra un sit-in pacifico fuori l'aula, a cui hanno preso parte anche il segretario provinciale della CGL Umberto Trasatti, il consigliere comunale Ettore Di Cesare e tanti altri rappresentanti di associazioni culturali e sociali cittadine. Occupazione abusiva di un bene di proprietà dell'ASL, sostiene l'accusa davanti al giudice Giuseppe Grieco. Utilizzo di una struttura abbandonata nell'emergenza post-sismica, ribattono gli avvocati delle difese, secondo cui mancano le prove dell'effettivo dissenso da parte dell'ASL sull'utilizzo dell'immobile. Prima di tutto la mancanza di prova circa un effettivo dissenso da parte dell'azienda sanitaria relativamente alla, chiamiamola occupazione, io direi utilizzazione e messa a disposizione dell'immobile oggetto di imputazione. E questo confermato anche dalle evoluzioni che ci sono state. E ribadiscono i partecipanti al sit-in, non può essere un reato riqualificare uno spazio vuoto e abbandonato da anni, reso un luogo pubblico e senza scopo di lucro, dove negli ultimi 6 anni sono state organizzate centinaia di iniziative politiche, sociali, culturali, musicali e ricreative. Stare insieme, confrontarsi, fare politica, organizzare concerti, dibattiti è un diritto secondo noi, soprattutto in una situazione in cui è pieno di luoghi pubblici abbandonati. E quello che abbiamo fatto, prendere un luogo lasciato all'abbandono, sottrarlo al rischio di speculazione, e trasformarlo in uno spazio aperto alla socialità, secondo noi è un valore, è una cosa che rivendichiamo pienamente. E
dunque avete sentito le posizioni e poi c'è stata la sentenza che ha dato ragione a, insomma, a chi aveva occupato lo spazio di Colle Maggio. Andiamo adesso sulla pagina di Avezzano sul Mona. Nucciatelli, la fotochiave sui giornali, a ottobre rilasciò un'intervista Brivido, un lettore del Messaggero lo segnala, dalla costa adriatica, parlò contro gli immigrati, esibiva anche il tatuaggio della croce celtica su un avambraccio, Luxoricida dichiarò, se mi capita li sistemo io, mi faccio giustizia da solo, l'altra donna non è marsicana per quanto riguarda il delitto, un paese sotto shock, a Scurcula, ieri non si parlava di altro, la storia di Augusto Nucciatelli, originario proprio di Scurcula marsicana, che è entrato in un bar alla periferia est della capitale, ha sparato contro la moglie Assunta Finizio di 51 anni e l'ha uccisa. La notizia ha lasciato interdetta mezza regione, ma ora le altre notizie sul profilo di Nucciatelli lasciano ulteriormente sbalorditi. Debutto ad Avezzano, Ladri in Azione alla fiera Magia del Fare, brillante ma sfortunata inaugurazione ieri in via Newtown della quarta edizione, in via Newton, scusate, della quarta edizione della mostra fiera, Magia del Fare. E poi sul Mona, fonde ingranaggio, panico sul treno per Roma, tanta paura e una fermata forzata ieri sera lungo la linea ferroviaria Pescara-Roma, poco prima della stazione di Goriano, infatti un treno ha iniziato a emettere fumo dalla scocca costringendo il capotreno a fermare il mezzo e a chiamare i vigili del fuoco. Andiamo nel taglio basso, blitz dei NAS, la prefettura sgombra i profughi ospiti della Casa Santa, saranno trasferiti nelle strutture di Avezzano e Pizzoli. Sono state rilevate troppe carenze igienico-sanitarie, letti accatastati, incrostazioni e infiltrazioni d'acqua. Poi a Pettorano, borghi più belli d'Italia, Pettorano è fuori. Andiamo sulla pagina di Chieti, riapre la Casina dei Tigli, primo obiettivo la qualità. Fra wine bar e panzerotti si farà cultura, oggi alle 18 inaugurazione col pubblico e poi è per la rissa davanti al locale nel 2014, assolti il trentenne teatino e l'artista cileno, l'onorevole Di Stefano e il ristoratore D'Angelo, protagonisti della stagione del rilancio. Ladri di monete in comune, i raid con gli uffici aperti, e vedete gli uffici del comune in Viale Amendola, sempre a Chieti. Poi l'avvertenza, trattativa insabbiata al Ministero per quanto riguarda la Thales, serve riaprire un tavolo. I privati non investono, addio al parcheggio Silos, doveva essere la ciliegina sulla torta in un'area di altissima mobilità, la nuova porta della città, un passo dalla stazione ferroviaria di prossima inaugurazione a Madonna delle Piane, ma soprattutto il modo per risolvere una volta per tutte la carenza di parcheggio a servizio dell'ospedale. Lanciano va stortona, questa è la pagina, rapine e botte, chiesto giudizio per 4 anziani picchiati con martelli e torce elettriche per derubarli, una gang di famiglia per terrorizzare le vittime e aggredirle. Brutali atti delinquenziali avvenuti a gennaio e febbraio, nei guai anche un 26enne accusato soltanto di scippo. Ieri interrogatorio anche per 2 vastesi in manette per furto di 7 PC alla scuola primaria, si cercano i complici. Poi a Vasto ricomincia la guerra dei decibel nel centro storico ad Ortona, al comitato dei quartieri il bando risulta un flop. Nel taglio basso, bimba colpita dalla meningite, scongiurato il contagio, monitoraggio tuttora costante e scrupoloso, ma allarme contagio scongiurato almeno per ora e per fortuna. Il caso di meningite che nei giorni scorsi ha colpito una bimba del Vastese di nemmeno 4 anni fa ora un po' meno paura, la diagnosi tempestiva della malattia e l'altrettanto immediata profilassi scusate, a cui sono stati sottoposti i bambini adulti venuti a contagio con la piccola, circa 150 persone sono servite a rassicurare papà e mamme. Adesso andiamo sulla città, quotidiano della provincia di Teramo, andiamo a vedere anche un po' di notizie dalla provincia teramana. Partiamo dall'incidente di Bellante, disattenzione fatale alla base della tragedia, la magistratura sequestra il camion che ha ucciso Nunzio Sciarra, accertamenti sull'impianto frenante. I funerali saranno l'ultimo addio all'imprenditore di 64 anni, ci sarà questa mattina alle 10 nella chiesa madre di Bellante.
paese. Intanto, indagine tecniche, la stradale accerterà se il camion abbia avuto un guasto all'impianto frenante prima dell'incidente. La sicurezza sul luogo della tragedia, anche l'ispettorato del lavoro per le verifiche delle procedure di sicurezza. Andiamo avanti con la lettura della città. Piazza Dante, il privato esentato dalla COSAP dopo anni di richieste inevase, arriva il conto. Ogni anno il parcheggio risparmia 35.000 euro di tassa. Il PD non va al PD non va affatto giù che il comune abbia deciso di aderire in toto alla richiesta del privato sul parcheggio. E poi transennata la pista ciclabile irregolare di Colle Parco, sempre a Teramo, e per i sindacati Giampiero Dozzi, eletto segretario della FICTEM. Restiamo sempre alle notizie da Teramo città. Tre offerte per affittare il Grande Italia, rimessa la perizia sul valore delle due attività, a breve la decisione del giudice fallimentare sulle opzioni in campo. Parcheggi, dal 1 giugno sosta a pagamento alla stazione a San Francesco, torna la sosta libera. Ieri c'era il camper rosa in Piazza Martiri, fila di donne per i controlli. L'evento per la giornata mondiale della salute della donna richiama pubblico ma spacca la ASL. Andiamo ancora avanti, Bike to Coast, pista ciclabile, se ne vedono di tutti i colori. Il movimento Ciclat contesta le piste di Alba e Tortoreto, pericolose in alcuni punti e di colore differente. La richiesta, il coordinamento ciclabile chiede alla regione di vigilare sulle spese del progetto Bike to Coast lungo la costa abruzzese. Ci sono state polemiche, ricorderete, anche a Montesilvano. Ad Alba Adriatica, sessantennale dedicato ai medici e sindaci della città rivierasca. Andiamo avanti e passiamo alla pagina di Roseto Pineto a Tre Silvi, con in primo piano lo show di Norante nel Consiglio Comunale. Vai a lavare i piatti e scoppia il putiferio. Invito sessista al consigliere di maggioranza, del consigliere di maggioranza nei confronti di Teresa Ginoble del PD, poi a rissa verbale con Enzo Frattari. La solidarietà, critiche a Norante da parte di Rosaria Ciancaglione. Su internet la catena di solidarietà organizzata da Luca Magitti. Rissa sfiorata, volano minacce tra Norante e Frattari che sfociano quasi nello scontro fisico. Andiamo adesso allo sport, andiamo sul quotidiano Il Centro per vedere l'Abruzzo Sport. Oggi si gioca il turno di Serie B, secondo turno della settimana dopo quello infrasettimanale. Oggi la sfida con il Brescia per il Pescara Oddo, se vinciamo siamo nei playoff. Il Pescara a caccia del pokerissimo con Caprari e Memusciai. Andiamo a vedere la conferenza stampa di Massimo Oddo. Non è un Pescara 2.0, è l'evoluzione del Pescara tramite gli allenamenti. Quando abbiamo attraversato il periodo negativo e chiedevate come si fa a uscire da questi momenti, l'unica risposta è il lavoro. E il lavoro non è fatto mai a caso, lo fa in base a quelle che sono le necessità. Una di queste necessità era dare un po' più di ordine nei momenti di difficoltà delle partite. La partita dell'anno fino a domani sera, poi sicuramente ci sarà una partita ancora più importante, però fino a domani sarà una partita stra importante, perché vincere vuol dire presumibilmente eliminare una squadra, vuol dire staccare di qualche punto altre squadre perché ci sono sconti diretti, e quindi vincere domani vuol dire mettere un piede e mezzo nei playoff e soprattutto non staccarsi dalle squadre che ti precedono di uno o due punti. Brescia è una squadra che gioca molto bene, qua dovrebbe giocare 4-2-3-1, 4-4-2, cambia poco, è una squadra molto ordinata in campo, è una squadra molto molto fisica, e questo è un aspetto da non sottovalutare, perché noi sappiamo che con le squadre molto fisiche più delle volte soffriamo. Spero che non venga a piovere, perché sennò sarebbe ancora peggio con il campo pesante. Però il Brescia ha dimostrato di essere un'ottima squadra, una squadra molto giovane, simile alla nostra, però ha grandi individualità, perché ha giocatori importanti sia davanti che a centrocampo, e dietro una squadra molto solida, quindi sarà una partita molto molto difficile.
e credo che sia una squadra che ci una delle poche squadre che ci assomiglia, nel senso che è una squadra che al di là del risultato cerca sempre di fare il suo credo calcistico sia dentro che fuori, poi può vincere, può perdere, però non cambia mai atteggiamento, non cambia mai nulla per cercare di fare partite diverse l'una dall'altra in casa o fuori. Dopo la penalizzazione Virtus Lanciano a Cagliari, scontro veramente difficile per i ragazzi di Maragliulo, allo stadio Sant'Elia alle 15 arbitra Minelli di Varese. Lanciano, per sperare serve un'altra impresa, Maragliulo conferma la squadra di martedì con Rocca al posto di Vitale. Dopo la mazzata della penalizzazione i rossoneri sono chiamati all'ennesima prova di carattere sul campo dei sardi, lanciati verso la promozione in Serie A. Andiamo a vedere le probabili formazioni rapidamente. Il Cagliari di Rastelli con Storari in porta, Balzano, Salamon, Cepitelli e Murro in difesa, Munari, Di Gennaro, Fossati e Joao Pedro a centrocampo, Sau e Giannetti in avanti. Il Lanciano con l'ex di turno Cragno in porta, poi Di Matteo, Amenta, Aquilanti e Salviato in difesa, Rocca, Bacinovic e Vastola a centrocampo, Di Francesco, Marilungo e Ferrari in avanti. Andiamo avanti con lo sport e con il calcio, la Lega Pro oggi, la 32esima giornata alle ore 17, l'Aquila si gioca la salvezza a Rimini, il rossoblù serve un successo scacciacrisi e il Teramo può dare una mano andando a fare il risultato a Pistoia. Il calcio a 5 ancora, la Final Four in Spagna, Pescara sfuma il sogno della UEFA Futsal Cup, Canal illude i biancazzurri, poi si scatena l'Inter Movistar, domani la finale per il terzo posto contro il Benfica, partita finita 4-2. Andiamo al basket di Serie A2, stasera l'ultima giornata, Brian Roseto all'assalto contro Trieste al Palamaggetti per blindare il quarto posto, il Chieti invece va a giocare a Bologna. Scendiamo nel taglio basso, pallavolo a Città Sant'Angelo, trofeo delle province femminili e Kinderia di maschili, poi la B1 e B2 da Annunziana, serve l'impresa per avvicinarsi alla salvezza, pallamano Città Sant'Angelo conclude la stagione col Siracusa, pallanuoto tutte alle Naia di Leforza, formazioni pescaresi e poi il rugby, la Gran Sasso va a Firenze e Paganica chiude senza Modica. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, Mattino 6 termina qui. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana.